Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 38 Sport, il nostro spazio della domenica sera per seguire questa sera Fiorentina-Atalanta, uno dei due posticipi del settimo turno con i Viola che hanno la grande chance di balzare al primo posto da soli, ma lo diciamo adesso, non lo diciamo più per non portare male chiaramente. Seguiremo Fiorentina-Atalanta, seguiremo Milan-Napoli, parleremo di tante cose con uno studio ricchissimo e allora andiamo subito a scoprire, eccolo qua, chi c'è con noi. Inizio da Cristiana stasera, chi c'è con te? Buonasera a tutti, stasera con noi ci sono Alessandro Paci insieme a Roberto. A Robertino, che posso dire subito una cosa di Robertino? Siamo qui, no? Annusa Lega e fa così a me, io ho un po' paura. Iniziamo bene, andiamo avanti, andiamo avanti. No, Va bene, va. Siamo amici di famiglia. Elga Conforti. Buonasera. Celeste Pin. Buonasera. E con Carlotta invece chi c'è? E poi con noi in studio ci sono Luigi La Serpe. Buonasera. Tutta in viola Francesca Romeo. Ha detto proprio bene, dentro e fuori. Buonasera a tutti. Ed infine Ciccio Graziani. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i nostri ospiti, allora anche da parte mia. Siamo partiti subito alla grande, come avete visto, ma Robertino è carico giustamente, perché la serata è elettrizzante, c'è cioè una grande chance alla portata della Fiorentina. Vediamo subito le formazioni di Fiorentina e Atalanta, quelle ufficiali, con qualche sorpresa che anche stasera Paolo Sosa ci ha voluto fare. In particolare 4-3-1-2. C'è sì una novità in mezzo al campo, non c'è Vesino, no. Queste sono le formazioni di Milan-Napoli. Vediamo quelle di Fiorentina Atalanta, poi vedremo anche quelle di Milan-Napoli, che è l'altro posticipo di questa sera che chiaramente ci interessa seguire. Eccole qua, allora la Fiorentina conta Tarugiano, poi Tomovic, Rodriguez, Astori, potrebbe essere difesa 3 ma anche difesa 4 con Alonso, sì. Poi ci sono Blažikowski, Borja Valero, Badel, non c'è Vesino e quindi probabilmente giocherà Borja Valero come, sì, come mediano assieme a Badel, e poi ci sono Bernardeschi e Ilicic che supportano Kalinic nell'azione offensiva. Dall'altra parte l'Atalanta che si schiera con un 4-3-3 con Sportiello, poi Masiello, Paletta, Toloi, Dramé, Grassi, Derun, Kurtic, Morales, Denis e Gomez, il tridente offensivo. Potrebbe essere anche un problema, chissà, per il Napoli che affronta il Milan a San Siro. Allora vediamo anche le formazioni di Milan-Napoli con Mihajlovic. I problemi ce l'hai in Milan con il Napoli, noi in Napoli con il Milan. Sì, forse il Milan più degli scocco stasera. Sarri e Mihajlovic, tra l'altro ci si potrebbe scrivere un libro con gli incroci tra i due in quest'ultima estate. Eccoli qua intanto, il Milan con Diego Lopez, De Sciglio, Zapata, Eli, Antonelli, poi Kučka, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura, supporto di Bacca e Luis Adriano. Dall'altra parte il Napoli con Reina, Isaiah, Albiol, Koulibaly, Goulam, Allan, Jorginho, Amsic, Callejon, Higuain e Insigne. In avanti, altra bella partita che seguiremo assieme a Fiorentina-Atalanta. Prima del fischio d'inizio però delle due gare, visto che anche al Franchi le squadre tra poco entreranno, riepiloghiamo un po' di numeri di giornata, Cristiana. Ieri si sono giocati due anticipi, Carpi-Torino finito 2-1 e Chievo-Verona finito 1-1. I risultati di oggi sono Empoli-Sassuolo 1-0, Palermo-Roma 2-4, Sampdoria-Inter 1-1, Udinese-Genoa 1-1, Juventus-Bologna 3-1, Lazio-Frosinone 2-0. I posticipi appunto di stasera delle 20.45 sono Fiorentina-Atalanta e Milan-Napoli, come si è appena detto. E questo è il quadro dei risultati di Luca. Giornata? Sì. Intanto no, volevo solamente così chiosare dicendo l'ex, che poi non è ex perché è in prestito, no, al club turco, al Beşiktaş, Mario Gomez, ha segnato una doppietta anche oggi. Vero, guarda, te lo faccio dire meglio. Te lo faccio dire meglio. Da chi? Da Mario Gomez. Te lo faccio dire meglio da Cristiana, che ha proprio un appunto preciso. Ecco appunto. Ecco. L'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez continua a far parlare di sé in Turchia. Sì. Non per gli infortuni, bensì per i gol. Mm. Proprio grazie a una sua doppietta, il Beşiktaş. Esatto. È infatti riuscito a imporsi questo pomeriggio per 2-1 in casa. Contro chi? Eskişehirspor. Guarda, è brava, veramente brava. Lei. Arrivano di tutti. Tutto. Sono cose tutte. Ci mancavano tutti. Sei gol in 7 partite. Ma quindi cosa vuol dire gol, questo? No? Che a noi nel campionato turco ce ne importa il giusto. Di Mario Gomez ora non è in forza alla Fiorentina, ma è in prestito. Però
se continua, diciamo, su questa scia, chiaramente si alza il valore, quindi può essere un buon, diciamo così, jolly da giocarsi al momento di un'apertura di una sessione di mercato. Certo, come si chiama Cuba? Bashkovskiy. Con un calice così. Mi sembra ma fate allerga, ben via. Ci sono i primi messaggi da casa. Federico da Prato ci scrive: forza Viola, approfittiamo del pareggio dell'Inter e voliamo in testa da soli, abbiamo voglia di sognare. E poi Giovanni dallo Stecco: come dice Sosa, sognare non costa nulla, avanti Viola, portateci in paradiso. Scusate, è una domanda che vorrei fare io al nostro editore qui. Ma il Renzoni, ma che lo tenete a fare? Ci sono loro due, ma bastano. No, ma io infatti guarda, faccio giusto il vigile, metto qua, fermo e vedi, dirigo il traffico una volta di qua. Ma io sono bene, bello. Ci ha visto che già, digli già cascià. Che già, che già caduto. Diciamo che l'ho messa una volta sola prima di stasera. Ha portato bene, dai. Sta per iniziare allora, Ferentina. A lui bene, alla sua moglie peggio. Bacio a casa come sempre, come tutte le domeniche. Ti deve stare simpaticissimo io alla tua moglie, vero? Sì, no, a parte gli scherzi. Intanto facciamo un applauso virtuale dallo studio alla Curva Fiesole, perché sta sventolando una maglia viola gigante come coreografia per la serata. Insomma, Fiorentina-Atalanta non è partita da coreografia, diciamo quella così, no, sulla carta, però, no, però l'occasione stasera ragazzi, sta per festeggiare che primo posto in classifica, voglio dire, ragazzi, certo, non è che succede spesso. Corroborare questa serie di successi senza dimenticare quelle che sono state, diciamo, dei punti di forza della Fiorentina, oltre che il gioco, innanzitutto l'atteggiamento che ha sempre tenuto anche in Portogallo, e poi quel tipo di concentrazione, quel tipo di collaborazione, proprio quel gioco di squadra che si è visto in tutte e due le diverse formazioni. Ecco, questo secondo me può essere un punto importante su cui puntare. Tanto perfetto sincronismo. Io però volevo dire un'altra cosa, ma perché quella coreografia non l'hanno fatta qualche settimana fa? Ecco, questo mi fa arrabbiare, perché in Italia siamo tutti tifosi quando le cose vanno bene. Poi automaticamente vengono le problematiche, le situazioni negative, quello mi ha detto quello ha promesso quell'altro e c'è il casino. Allora, tante volte anche vedere queste immagini sono belle, ci mancherebbe altro, però bisognerebbe ricordargli ai tifosi italiani che alle squadre bisogna volergli bene anche quando le cose non vanno nel miglior modo. Cosa è succede nei campionati inglesi di sicuro? In Italia succede sempre così, quando vai bene va tutto bene, coreografia, entusiasmo, applausi, comunque non è solo nel calcio, è proprio nella vita così. Anche la moglie di Renzoni quando funzionava gli voleva un bene, ora fa qualche volta cirecca, gli ole meno. Ma so che le cose funzionano bene. No, degli elettrodomestici su. Ah, ecco. Intanto baci e abbracci tra Sarri e Mihajlovic, che insomma lo sapete se avete letto i quotidiani sportivi in estate, hanno rischiato di trovarsi questa sera sulle panchine opposte anche. Insomma, ci sono stati un sacco di incroci tra Napoli, Milan, Sampdoria, adesso si ritrovano da avversari, tra l'altro pure appaiati in classifica entrambi con l'obiettivo di recuperare. Paci si prenota. Prego. No, volevo dire una cosa. Prima che inizi la partita, poi dopo, hai visto, non si può più divagare. Volevo fare complimenti a Lelga e alla Cristiana. Hanno fatto un film, l'ho visto io. Sì. Stupendo. Tanto sono che piove. È vero. L'hai mai visto te? Purtroppo non ho avuto il piacere. T'ha avuto una fortuna pazzesca. No, guarda, io te lo dico. Ma c'era pure Robertino? Robertino è arrivato, ha detto. Che? Certo. Ha fatto. Che? No, scherzo. Complimenti, davvero. Grazie. Vabbè. Anche il vostro regista Piero, che ha avuto una storia con te, mi sembra, no? Un altro paio di mail, va Carlotta, così ne entriamo in clima pronostici per partita. E si scherza, arrabbiati, ben via, nemmeno vero. Stasera è una di quelle serate carpe diem, non è vero. Sì, occasione da cogliere per la Fiorentina, per balzare in testa, dicevamo, con la sosta che insomma inizia subito dopo il fischio finale, perché quella di questa sera è un primo esame di maturità per la Fiorentina davvero, perché ha un'occasione straordinaria di poter vivere almeno per 15 giorni una bella favola, chiamiamola così. È iniziata così. Adesso la partita, questa è la partita secondo me più difficile di inizio stagione, perché oggi la Fiorentina deve confermarsi al cospetto di una squadra che gioca bene, è una buona squadra. Battere l'Atalanta non sarà facile stasera. È iniziata anche la partita a San Siro, un altro paio di pronostici ce l'abbiamo? Sì,
Simone da Firenze, stasera 3-0, senza fare scherzi. Il primo posto da soli, il sogno è appena cominciato. Ed infine Dario da Scandicci ci scrive: vinciamo stasera e godiamoci il primo posto finché dura, però non facciamoci troppe illusioni, la stagione è ancora troppo lunga. Eh sì, ma insomma questo è un'occasione da sfruttare subito per trascorrere due settimane di grande entusiasmo e poi insomma quello che verrà verrà. Intanto è subito la Fiorentina che manovra un pallone dalle retrovie, ma intanto occhio al contropiede della Fiorentina con Blaszczykowski, il tocco su Bernardeschi che ha spazio per tirare, sceglie il pallone, eccoci, in profondità, eccoci. Ancora Cuba va giù, calcio di rigore per la Fiorentina. Io ho detto 2-0, è l'ammonizione, ci sta. Me lo segno, qua ci sta anche un giallo. L'espulsione era l'ultimo. Celeste, io ho detto 2-0, ricordatelo. Rosso per Dramé. Bella l'azione, bella azione. Tre passaggi. Ciccio, tre passaggi. Ma io infatti stavo guardando prima la posizione di Bernardeschi perché volevo vedere se giocavano con Kalinic davanti e con i tre che poi. Tra l'altro l'espulsione è completamente sbagliata perché sì, non è Dramé che fa fallo. No. Quindi o non ha espulso Dramé o qui è un errore tecnico pesante perché il fallo è di Gomez. Ah, è Gomez, sì. Il fallo è di Gomez, nettamente. Ma Mario Gomez? Ma che Aveva chiamato il fuorigioco per la posizione di offside, credo. Ma infatti non ha espulso Dramé, ha espulso Paletta. Paletta che assieme a Gomez ha fatto fallo. Secondo me era più fallo di Gomez che di Paletta. Diciamo che Gomez ha iniziato e Paletta ha... Chi batte? Ilicic. Tutti e due non li poteva buttare fuori. Tutti e due no, ho scelto uno dei due. Allora, Ilicic da... Avvertitemi. Perché oddio? Io avrei tolto, cioè avrei preferito vedere espulso Gomez. Ah, pensavo perché Paletta, Ilicic ci batteva i rigori. No, Ilicic. No, Ilicic è... Freddissimo come attenzione. Sempre, iceberg aspetta, dal dischetto. Stiamo sesto sereni. Minuto. Tiro. Rete. Fiorentina in vantaggio ancora, Josip Ilicic dagli 11 metri. Vai Elga, baciamoci per la gioia. Ti stavo dicendo, la posizione di Bernardeschi è da monitorare perché se fa la mezzala centro-sinistra è un'altra invenzione di questo allenatore perché nessuno l'avrebbe mai fatto giocare guarda, in quel ruolo. Guarda Andrea Della Valle. Quasi da interno. Gioca da interno-sinistro. Lui, Badeli e Borja Valero fanno i tre centrocampisti centrali. E Blaszczykowski a destra che attacca, Alonso di qua e Ilicic che gioca dietro a Kalinic. Comunque è bravo, sembra abbia giocato lui. Ma poi Kurtic l'ha già levato, è un po' arrabbiato. Sostituzione resto... dell'Atalanta, esce l'ex Kurtic per far posto a un difensore centrale, ovviamente per l'espulsione di Paletta. Occhio a Borja che prova al destro, palo clamoroso! Palo di Borja. Porca miseria. Ancora Valero si ferma, un'occhiata in mezzo allo scarico, Badel prova lui col destro, raso terra! La barba al palo. Ciccio, a proposito di Kalinic, chiedono da casa, secondo te quanti gol può fare in questa stagione? Dipende intanto con quanta continuità potrebbe farlo scendere in campo perché vedo che adesso più o meno si deve dividere la fase offensiva con Babacar, stasera è toccata a lui, magari domenica prossima tocca a Babacar, bisogna vedere quante partite gioca con continuità, ma io credo che lui è uno che può andare tranquillamente in doppia cifra, io se ha un pizzico di fortuna che serve sempre un attaccante i 14-15 gol secondo me li può fare, anzi non capisco perché non calci rigori. Io quando vedo gli attaccanti che non calciano i rigori un po' mi mordo le mani. Perché... Beh, c'è Ilicic che li calcia molto bene. Va bene, ma di solito quella è una priorità dell'attaccante. Esterno destro, apertura. Apertura di esterno destro di Borja Valero per Blaszczykowski. No, allora, sì, poi Borja è sempre alto. Vorrei comunque dire due cose. Allora, Borja Valero è tornato il giocatore un po' del suo inizio in Fiorentina. Quindi esatto. Calcio tipicamente spagnolo. Occhio ancora un po' di pericoloso. No. Scivola Blaszczykowski in area di rigore. Poi Ilicic prova al volo col sinistro. Ma non è deviato, niente, recupera l'Atalanta, poi Alonso in pressing. Stavo dicendo, è ritornato proprio a giocare alla spagnoleggiante proprio. E quindi fa piacere perché ha avuto l'anno scorso, che è stato un anno, diciamo, chiamiamolo di transizione, no? Di difficoltà, un po' particolare, di difficoltà. Un po' di calo fisiologico anche. Ecco. E il bambino vicino. E poi la cosa bella che si è vista negli ultimi, al di là del risultato, quindi del rigore e tutto il resto, negli ultimi tre minuti di gioco, in questi ultimi tre, è proprio quello che mancava forse l'anno scorso in tutta la seconda parte della stagione, tolto che quel dopo Natale favoloso, cioè questa volontà continua di finalizzare il gioco, di corroborare il risultato in vantaggio, che è un atteggiamento vincente.
perché non ti accontenti, vai avanti e anzi cerchi ancora di più di rendere sicuro quello che hai ottenuto fino a questo momento. Ecco, questo è sicuramente dalla grande squadra. E non parte di Logikowski, lo scarico su Badel, ancora il pallone largo. Fiorentina che continua a manovrare, perché adesso chiaramente l'Atalanta si chiude dietro. Eccolo, bello il pallone di Borca per Kalinic, un po' largo, senta, a diagonale, insomma, da lì ci voleva... Comunque c'è una densità, un colpo effetto, quasi impossibile. La cosa bella del calcio è che ogni tanto bisogna fare anche un po' mea culpa. Io, per esempio, con... Parto occhio perché è passato un vantaggio Napoli, gol buono? Sì, c'era forse il rischio di fuorigioco di Allan, invece no, gol regolare. Quindi prima del quarto d'ora... Siamo al tredicesimo, vantaggio del Napoli a San Siro, ha segnato Allan, poi adesso rivediamo anche meglio l'azione perché si erano fermati tutti, forse i difensori del Milan aspettavano un fuorigioco. Con Alonso, Milan è forte quest'anno. Con Alonso ho dovuto fare un po' di mea culpa perché per esempio a me era uno di quelli che a me non piaceva, non mi piaceva soprattutto nella fase difensiva e l'ho criticato più di una volta. Detto questo, poi invece nel tempo mi sono dovuto ricredere e oggi sono contento di tornare sui miei passi perché il giocatore mi ha smentito, quindi il bello del calcio a volte è anche questo, no? Calcio d'angolo per la Fiorentina, quando siamo al 14° minuto c'è Kalinic marcato dal versiliese Viareggino, se non ricordo male, Masiello, che è il difensore però dell'Atalanta. Parte il cross di Ilicic, prova lo stesso Kalinic a staccare, poi recupera ancora Marcos Alonso a favore di Borca Valero e dunque una nuova azione offensiva per la Fiorentina con Gonzalo Rodriguez in proiezione offensiva che imposta, poi non riesce lo scambio tra Brajkowski e Marcos Alonso, però il piglio, e questa è la cosa è importante, giusto. È quello della squadra matura, no? Che dopo aver segnato continua a macinare il gioco. Teniamo conto che siamo un uomo in più adesso, cioè in più. Bisogna considerarlo quello lì, perché se no... Cosa pensavi? No, pensavo, ci pensi a essere sposati con la Francesca, no, a casa? Che ora, a parte voi che siete degli esperti di calcio, insomma, però la gente normale o meno, no? Alle mogli, no? Fa finta di essere esperto la moglie, no? Fa no, sai, perché lui, insomma, l'altra volta, insomma. Vabbè, ci pensi tu prova a dirgli a lei, fa no, perché lui l'altra volta invece... ti corregge. Succede così. Lo distrugge. Però potrebbe essere infatti, anche gatto. Domandiamoci perché mio marito non c'è mai. Ah, ecco. Se trafo un lavoro, fai il pilota Alessandro. Ce l'hai aereo. Ti chiedono a casa. No, dico Hart. Allora c'è sempre la testa fra le nuvole. Ovviamente. Occhio, il cross in mezzo è pericoloso l'Atalanta. Alonso ci mette quella una pezza. Perché l'Elga non mi considera più, allora guardo la partita. A proposito di El. E che io ti chiedo scusa, guarda. Però anche te, Renzoni. Cosa? No, chiama a me quando c'è l'Elga. Eccolo, Elga, c'è da dire che davvero Borca Valero ha ripreso in mano destro. Il centrocampo in un modo straordinario. Ha un raggio d'azione che tutto campo veramente incredibile. No, ma poi dà una tranquillità, una serenità che la palla imposta. Chiamarlo professore non è peccato. Intanto, mentre Ilicic va vicino al 2-0. Ma mi hai fatto perdere il tiro. Io vedo un quadretto interessante. Succede? No, volevo fare due domandine all'Elga. Che c'entra lui in mezzo? È come il prezzemolo, sta dappertutto. Dopo la faccio io, Alessandro, la domanda. Sì. Che ci fa l'Elga qui? Sarà fulminato Sky, è venuto a vedere la partita. In studio. Allora, il personaggio Elga Conforti. Personaggio... diciamo più famoso quasi di Facebook. Addirittura. Dai, sì, sei un personaggio pubblico ormai, ti riconoscono per la strada, ti fermano, ti chiedono la foto, a volte te la fanno e non te ne accorgi. Questo me lo dici tu. No, non lo dico io. Ogni tanto si sentono dei rumori strani, click di nascosto. Che rumore si sente? Secondo te, com'è mai il successo di questo personaggio? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a un sociologo. Così. Abbiamo un sociologo. Abbiamo Paci, che ha studiato sociologia. È laureato in sociologia. Oh, allora, no, guardate, allora io ve lo dico, io ho studiato veramente sociologia, ma ci ho capito nulla. Secondo te, Paci, come mai questo personaggio così... Sai perché? Perché è bruttina, no? E allora la gente dice, poverina... No, ma rimane anche simpatica, perché non è solo una bella ragazza, certo, comunque. Certo, meno male, grazie. No, è vero. Ma a me non mi sta tanto simpatica. Ecco, visto. Non è vero, mi sta simpaticissimo. È lì che abbraccia, ne allora, approfitta. Il profilo Facebook Elga Conforti è praticamente
Completo, sì, l'amicizia è completa, non c'è più posto. Quindi dove devono andare a cliccare per seguirti? Non si può dire. ragazzi, dove? Questi sono assist, meglio di quelli di Ilicic. La pagina fan è riconosciuta. Ecco, nell'unica che non ho aperto io, infatti c'è un inglese, quindi, impossibile. Elga Page Official Fan Club. Esatto, sì, perché poi Elga è anche laureata, sì, diciamolo, sì, sì. Quindi perché non l'hai scritta te allora la pagina? Me l'hanno aperta a mia insaputa e poi è andata avanti. Allora, qui siamo al limite del penale, pagina aperta a sua insaputa, foto scattate di nascosto. Qua. No, non si fa così. Facciamo una segnalazione alle forze dell'ordine. Intanto il Renzoni, no? Sì. L'ha vista sempre sul computer. La prima notte di nozze, lo sai che gli fece la sua moglie? Clicca due volte. Questo si dimostra che la legge sulla privacy no, insomma, 196 del 2003 è una farsa. Accidenti, guarda, andiamo anche sul codice di Perché sei avvocato anche se... No, sono laureata in giurisprudenza. E allora ce l'ha tutti. Oh, meno male tu sei bella sposata, io non ti sposavo te. Allora, che succede allo stadio? 24esimo, metà del primo tempo, ancora 1-0 per la Fiorentina, e chiede alla regia di preparare il collegamento telefonico con Andrea Giannattasio di Radio Bruno Toscana, così ci facciamo raccontare anche un po' di clima dal comunale, visto che ci sono stati un paio di colpi proibiti, un calcio al volto subito da Badel, anche se ci è sembrato involontario da parte di Masiello, con cartellino giallo conseguente. Intanto la serpe disturba Carlotta, io vedo anarchia totale. Sì, sì, ora spostare Carlotta perché tu vedi la partita, no? Non depone a tuo favore. Scusate, ma prima di tutto sono professionista. Scusami, ma io ho visto la scena, lui ha fatto, siccome ti vedo di poco, ti può mettere un pelo in bagno a te? Ma poi non è vero, sono tutte scuse, perché lui è 11 decimi, ci vede benissimo. Lei è un maniaco. Sì, non c'ha la GX però. Non vuoi neanche vedere. Oh, basta. Romeo, a scuola già da piccino l'era un maniaco. Tremendo. Peccato che si andava tutto, è una scuola maschile. Occhio, Morales. Tartarusano, miracolo. Miracolo Tartarusano. Ci si può distrarre. Andrea, Giannattasio. Ho perso una butta a palla a Borca Valero. Ci sei? Può arrivare il momento giusto per tutti, si è garantito un buon turnover, insomma è come avere una doppia squadra che funziona. Se è la doppia squadra che funziona, ci sta che tu possa funzionare su campi diversi, ecco, su competizioni. Attenzione, tanto Alonso incontenibile sulla sinistra, sta facendo impazzire Masiello, occhio a Borca Valero, ancora un tunnel, il terzo. Eccolo. Bellissimo lo scambio, prende. Bello, stupendo, perché quando sei Borca Valero segna il calcio. Segna il calcio. La serpe. Super gol. Fermi. Che arriva l'Empa. No, ragazzi. Questo è un super gol. Ha fatto un passaggio no look, come di anche dei bravi. Bellissima. Fantastica. No, ragazzi. E poi se lo meritava, perché è tanto che cerca il gol. Porca Valero, tunnel, il triangolo, fuori gioco neanche per idea. No, triangolo strettissimo con Ilicic, con Bernardeschi, con chi è stato? Sì. Con Ilicic? Sì, sì. E poi lì. Ha detto che faceva così, faceva crescere i capelli, eh? Borca Valero. Ah, quello lì. Però solo dietro. E gol di Borca Valero, io ribadisco, né lui né Alonso convocati nella Spagna, quindi evidentemente la Spagna è pronta a vincere tutto nei prossimi anni, perché rinuncia. Andrea a Della Valle è quasi incontenibile, cerca di mantenere un contegno, ma non ce la fa. Ce la fa, ce la fa. Tra l'altro dice che, stavo leggendo ora mentre ha partecipato all'allenamento di rifinitura di oggi Andrea Della Valle con uno spiccato entusiasmo e anche insomma, con ha partecipato molta... nel senso del giocata che lui... No, senso, ha partecipato... Scusi, dottoressa Romeo, come si può dire... Occhio ancora, Brzikowski, il pallone lungo, ce ne sono tre viola in aria, scherzava con la Borca, peccato. Cosa insolita per Andrea Della Valle. Perché è di buon umore, è di buon umore. Senti, Francesca, tu lavorerai anche all'Equitalia. Io? No, questa... Ancora non è la faccio, però potrebbe... Via, ti sto più simpatica. A parte ti ho sempre amato, e tu lo sai benissimo. Qui, attenzione. Occhio a Bernardeschi che prova da solo, gran numero. No, ha detto la Cristiana, ti ami tutti. Comunque soltanto delle belle. Ecco. Ma comunque Alessandro ci si conosce dai tempi di innominabile, non nominiamo.
Ma Cristiana, non ti manca un po' Gianfranco stasera? Se mi manca. Manca il nostro Gianfranco Monti, sì. Che facciamo? È allo stadio, no? No, no, è febbricitante. Mi ha detto che non poteva venire perché ha un po' di febbre. No, ma mi va bene. Allora devi venire te perché è venuto a mancare Gianfranco. No, 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 solo un po' di febbre. Ha detto che ha mancato. Ha detto. Non sta così male. Scherzo, Monti, adesso non ho il coraggio di chiamarlo. Mi ha detto che ha la febbre a casa, sì, letto, l'ha detto a te. Coperto fino a qua ha, su. Ha il termometro in bocca, dici. Sì. Lo chiamiamo. Bacikowski, Bacikowski in aria. Niente, angolo. Angolo. Lo chiamiamo Gianfranco, che dite? Gli facciamo un saluto. Sì, visto che come fa a rispondere se ha il termometro in bocca? Bacikowski assomiglia a Wolverine. Personaggio. C'ha anche lunghe lunghe uguali, c'ha lunghe lunghe, ce l'ha lì. Sì, sì, sì. Chiedo se possiamo provare a chiamare Gianfranco Monti, se risponde, perché non lo so, ha detto che è a casa con la febbre, quindi non so se ha il telefono acceso. Secondo me è in curva. Avrà il termometro in bocca, insomma, non lo so. Se risponde, occhio ancora alla Fiorentina pericolosa in avanti. Grande tiro. Te sai, io dopo il primo tempo devo andare via perché c'è lo spettacolo. No, spettacolo, dici anche dove, così ti facciamo... A San Miniato. A San Miniato, al locale che si chiama... Siccome non so la strada, no, lei la sa molto bene, può venire con me lei? Scusa, ma è il cimitero di San Miniato tutto lo spettacolo? No. Madonna, guarda, oggi veramente... A San Miniato vai in discoteca, vai a ballare? Sì. Sono giovane e quindi vado in È giusto, ma infatti l'ho detto apposta. Poi la domenica sera, capito? No, ma per chi vuole venire... No, perché di solito quando viene Renzoni si va al night, no? Però stasera c'è da finire. Per chi vuole venire a vederti, dici dove vai. No, dai, e vuoi a San Miniato. Adesso lo ricordo. Come Renzo Olivieri? A San Miniato, Renzo. Olivieri sta lì. Lo sa Olivieri, no? Olivieri, io insomma Olivieri l'ho incontrato tante volte, no? Sicché si è fatta anche delle diverse trasmissioni insieme, no? Un'altra sera, perché la mia moglie è americana, un'altra sera in America a casa della parente della mia moglie e a New York incontrai Olivieri e gli feci io, Olivieri! E lui mi fece, oh, e andò via. Non mi riconobbe. Cioè, a New York, voglio dire. vabbè, Olivieri va anche a New York. Sono io, e lui fece, lo so. Ah. Erano di poche parole, è che... La Fiorentina imposta ancora in attacco, occhio alla storia che cerca il pallone in profondità per Kalinic, il taglio dietro al difensore dell'Atalanta, va giù, niente da fare? Ma secondo me c'era qui. Secondo non si dà per regolamento, no, secondo non si dà. Bello. E lo vorrei rivedere perché è andato giù nettamente Kalinic, sembrava agganciato sulla caviglia, controllo. Sì, sì, no, forse no, però sul movimento la palla l'ha toccata. No, la ginocchiata la prende. Sì, non è, questo non può essere calcio di rigore. No, dai, la palla l'ha toccata. C'è di peggio, via. Sì. C'è di peggio. Non ho detto nulla, si è rialzato. Io mi ricordo è quasi peggio quello di prima che non ha delle botte. Quando giocavi con me. Io volevo sempre giocare in partita. Giocava sempre con me lui. Ah sì, avete ma la partita famosa racconta sempre la partita del cross di Antonioni. No, peggio non l'ho mai raccontato. No, sempre. Lo racconta sempre gli altri, che Antonioni mi passò la palla e io feci il gol. No, lui è bravo. È bravo a tirare i calci di rigore. Bravissimo, non ne sbaglia uno. Oh, ma ti fai gli affari tuoi, ma no, che... ora possiamo dirlo, no? Calcio di punizione, zona offensiva per la Fiorentina, posizione interessante per un sinistro, c'è Ilicic, c'è Bernardeschi, quindi direi... Ma la tira Ilicic. 30 secondi, alla fine del primo tempo. Fallo di Gomez, ancora una volta, stesso che aveva... Ammonito? Che assieme a Paletta ha provocato il rigore, con espulsione poi... dello stesso Paletta, calcio Paletta di punizione. Paletta gioca peggio quest'anno perché non c'ha Sacchiello. Però c'ha Sportiello in porta, quindi ci va vicino. Mi senti una sfondia a notte, capito? No, all'improvviso. Proprio... Gli viene spontanea. Calcio di punizione. E su Twitter. Sì. Che diano? Roberto. Sono vinco, mi diverto. Roberto, lui. Ma quelli che volevano svendere Ilicic, Barili, soprattutto Marcos Alonso, sono ancora fra noi? No, sono via a tifare. Vabbè, si può cambiare idea. Ma perché dai, il regista fa sempre queste inquadrature? Per Robertino? Per Robertino, certo. Mi piace molto la pelle di Robertino, lucida. Attenzione Ilicic. Attenzione Ilicic, ci manca niente, 30 secondi a fine primo tempo. Eccola. Questa era ottima. Se era in porta, bellissima. Faceva male. Arrivederci, se era in porta, Sportiello non la prendeva mai. Vinicio. Vediamo di quanto è uscita. È stato il palo, no? Palo. 20 centimetri va dal palo. Questa non era affatto male.
Pochi secondi alla fine del primo tempo, io saluto subito Alessandro Paci perché poi ci dobbiamo fermare immediatamente. Lui deve Tu vedrai. Alessandro, grazie, grazie per essere stato. A me mi dispiace tanto, Luigi. Per essere stato con noi, buon viaggio fino a San Miniato. Io vi ringrazio davvero. Io rimango. Richiamami, Sì. Ah, tu vieni te? No. Elga, resta, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Fino alla fine. Di nuovo in diretta con 38 Sport, abbiamo appena scoperto che oggi dobbiamo fare gli auguri a Ciccio, Francesco, Graziani, a Francesca e Romeo per l'onomastico. Ma mi hai trovato sorella, se no non le racconto. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Ce l'aspettavamo stamattina. Ecco, però. E scusateci. Faccio gli auguri anche a mio papà, già che ci sono. Esatto. Quel mito d'uomo eccezionale. Ciao a tutti. Ma facciamo gli auguri anche a Giampaolo Marchini, va, che non è il suo onomastico, però gli facciamo lo stesso. Come mai? Auguri, così. Perché tanto siamo a gioire anche stasera, Giampaolo. Sai, Giampaolo, quando si va negli spogliatoi sempre con due gol magari di vantaggio, due o tre, qui c'è sempre un clima di festa, par d'essere a Natale, ora tirano fuori anche il Pandoro e quello che ma succede. Ma poi questa sera lo vedo convinto Giampaolo. Va benissimo. Ciao Giampaolo, ti vedo convinto. Vai, Celeste, grazie. Sono convintissimo. Grande. Ma quella maglia lì di che colore è? Fa vedere bene. Blu, no, è blu. È blu. Capito? Lo vedo un po' addormentato. No, assolutamente. Le strisce. Hai mangiato troppo, di la verità. Ciccio, mai scoperto, ti dico la verità. Questa è la calma dei forti. Perché, insomma, primi in classifica, primi da soli, partita in discesa e quindi rilassatezza, no? Per ora. Pensavo che fosse la calma prima della tempesta, mi ero preoccupato perché eri partito con la rincorsa. Non vogliamo portar male, grazie Giampaolo, ci vediamo domenica prossima e ovviamente... Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccio. I nostri notiziari, ciao Giampaolo, buon lavoro. Intanto il secondo tempo è iniziato da poco, c'è la Fiorentina ancora in attacco, l'Atalanta ha fatto un cambio, è entrato D'Alessandro, non ho visto chi è uscito, Celeste, non so se state più attento di me. No, non ti posso aiutare. No, non ci fanno vedere la grafica, abbiamo perso tra l'altro, guarda i nostri monitor in studio, Milan-Napoli, ma tra un attimo sicuramente lo rivedremo per seguire il secondo tempo anche dell'altro posticipo, nessun cambio nella Fiorentina invece, quindi gli stessi interpreti che hanno iniziato la partita, risultato per il momento rassicurante, 2-0, uomo in più, lo ricordiamo, per la Fiorentina perché è stato espulso Paletta all'inizio del match, il difensore centrale dell'Atalanta, espulso per fallo da rigore e lì è nato anche l'1-0 segnato da Ilicic, c'è poi il raddoppio bellissimo, abbiamo detto più volte, di Borja Valero, ripartiamo da qua, quindi ripartiamo, eccolo qua intanto, anche Milan-Napoli che torna sotto i nostri occhi, 1-0 in questo caso per il Napoli, il gol nel primo tempo di Allan per gli uomini di Sarri che stanno vincendo a San Siro. Non vorrei che avesse tolto Dennis, non vedo Dennis, ora non ha ancora Atalanta attaccato. Senza centravanti? Non ha attaccato senza punta sarebbe mi sembrerebbe strano, ma non mi sembra di vedere Dennis in campo. Questo D'Alessandro che prende una posizione più avanzata rispetto a Gomez sull'esterno di destra, si è piazzato per cercare magari di attaccare Alonso per tenere basso Alonso. Ha ragione, Dennis non lo vediamo. No, non c'è Dennis, è entrato Alessandro e non c'è un buon rapporto tra lui e Rea, nonostante il gol di domenica, nonostante altre situazioni, ma Dennis sta vivendo un momento difficile all'Atalanta. Giocatore che peraltro più volte sembrava in procinto di consacrarsi definitivamente, magari a un livello anche superiore rispetto all'Atalanta. Napoli aveva fatto bene, gli è sempre mancato quell'ultimo passo, diciamo, forse una carenza tecnica o caratteriale. 2-0 in Napoli?
2-0 Napoli intanto, Insigne che si è fatto anche male, però tanto ha segnato. Dall'altra parte c'è Bernardeschi a terra, aspettiamo di vedere che succede anche al Franchi, intanto 2-0 del Napoli, Insigne che si è fatto male davvero, al ginocchio. Sì. Esulta, si lamenta più che esultare a dire la verità. Però tanto si scalda 2-0 e si scalda Vesino. Che è successo a Bernardeschi? Bernardeschi ha preso una gomitata in faccia da Grassi. Ma dietro. Gli dice non ho fatto niente, invece la botta è rifilata, insomma. Bernardeschi a terra. Aiuta a rialzarsi intanto, ecco qua il 2-0 di Insigne, lo rivediamo, scambio Insigne e Higuain, triangolo semplice, difesa del Milan in ritardo. E gol del 2-0, conclusione sul secondo palo, mentre Bernardeschi esce assieme al dottor Manetti, si tiene un po' di acqua fredda sull'occhio. I titoli di domani sono Juve che torna a vincere, quindi punta, poi l'Inter che viene frenata da Sampdoria e il Milan che cambia allenatore. Basta. Questi sono domani. No, addirittura dici? Sì, sì. Super Roma, è vero, Super Roma. È vero, c'è anche quello. No, Invece domani ci saranno molti titoli in prima pagina. Pro Fiorentina. Perché ritrovarsi da sola in vetta alla classifica, cosa che non succedeva non so da quanti anni. 16 anni. 16. Quindi mi sembra che domani le aperture di tutti i quotidiani sportivi siano pro Fiorentina obbligatoriamente. Questa è la logica, giustamente, da chi ha giocato a pallone. Ma vedrai che calcio sarà d'angolo così. Per i Viola, il tentativo speriamo, di dobbiamo essere positivi anche sulla carta stampata. Dai. Va bene. Vediamo. A Storia, dobbiamo la essere piacevolmente stupiti. Compagna famosa parliamo. In tribuna. Sì. Tra l'altro Francesca Fioretti. Sì, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa. Dolce attesa, quindi un figlio o figlia, vedremo, insomma, che nascerà a Firenze per la coppia che si è trasferita da poco con l'arrivo del giocatore qua e che peraltro torna anche in nazionale, quindi sempre a Firenze resta anche per i prossimi giorni al centro tecnico di Coverciano. È mai capitato, qua faccio professione di ignoranza, a Ciccio Celeste di essere in testa della classifica con la maglia della Fiorentina? No, a me no. Non siamo arrivati secondi, non siamo mai stati primi. No. Insomma, quindi non siamo ci potete raccontare un'esperienza Juve, diretta, no, però. Non siamo stati mai primi. Però non è attenzione a Kalinic in area di rigore, va a puntare Masiello. Mamma mia, vicino al 3-0 la Fiorentina con il tiro a giro di Kalinic sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Altra occasione, adesso è chiaro che la Fiorentina in contropiede trova grandi spazi. Una domanda, qua. Questa Juve in ripresa ci fa paura? Un'altra? Serva. Celeste, fa paura la Juve? La Juve non muore mai, ragazzi, però insomma in questa posizione di classifica abbiamo più del doppio dei punti, quindi voglio dire 10 punti di più, fermo restando che la Fiorentina farà il suo campionato come sicuramente di ambizioni, però sempre stando con i piedi ben presenti per terra, perché questo indubbiamente è un momento storico, un momento da tenere in grande considerazione, da gioire, però sappiamo che abbiamo chiaramente una squadra di gregari, la definisco io, l'uno per l'altro, però coesi, che danno questi risultati, quindi godiamoci questo momento e poi viviamo la giornata. Dopo la sosta abbiamo due partite importanti, Napoli e Roma, quindi direi che già lì c'è un confronto veramente importantissimo. La Fiorentina non era partita per fare questo campionato, la Fiorentina non era partita per trovarsi dopo 7 giornate fatto anche il funerale. Gli avevano addirittura fatto il funerale un 25 giorni fa, ma oggi si trova ad occupare una situazione dove è sorprendente anche per gli stessi calciatori, per l'allenatore, per la società. Quindi anche saper gestire adesso questo momento di grande euforia e il fatto che ti trovi da solo dopo 7 domeniche primo in campionato, anche questa è un'altra prova di maturità importante che la squadra a cui la squadra verrà sottoposta, perché sai, l'entusiasmo è importante, però a volte potrebbe essere anche penalizzante perché ti senti troppo bravo, troppo forte e magari cominci ad allentare la tensione nervosa e questo potrebbe poi portarti a sbattere il muso presto, no? Ma in certe circostanze. Quindi senso. Il saper gestire adesso questo momento da parte di tutti è fondamentale.
Chi lo deve dare un segnale in questo senso? Società, Sousa, i giocatori? Vabbè, l'allenatore in primis, la società mantenendo anche loro i piedi per terra, e soprattutto devono essere bravi i calciatori a recepire bene il messaggio che l'allenatore gli farà e gli detterà. Perché l'euforia è una bella cosa, però a volte è anche una brutta bestia, perché ti porta a diventare superficiale. Tanto Bernardeschi cerca uno slalom alla tomba fino a Alberto Tomba, chiaramente, fino al limite dell'area di rigore, poi fallo di Toloi, calcio di punizione per la Fiorentina da un metro fuori dal limite dell'area di rigore. Dimmi. Comunque io volevo... Scusami Celeste, prego. Il fatto che questo allenatore tenga tutti sull'attenti, quindi non si sappia mai fino all'ultimo quasi chi gioca, questo naturalmente tiene alto il livello di attenzione e di concentrazione di tutti i giocatori che ha a disposizione, perché tutti devono essere pronti. Allora questo secondo me è un tipo di atteggiamento che andrebbe sempre mantenuto, perché risulta essere vincente. Francesca, si rivede Cerci. Francesca, intanto tieni conto che il venerdì più o meno i 9/11 ci sono già. Sì, però... Lui deve essere bravo, come abbiamo detto prima e come stai ribadendo tu adesso, di far sentire tutti dentro un progetto, perché c'è l'Europa League, ci sono tante partite, quindi oggi non gioco, ma so che gioco mercoledì. L'allenatore poi li stimola. Quindi sono partecipe. Magari l'allenatore gli dice a Roncaglia, non giochi domenica, ma giochi mercoledì, quindi preparati già per mercoledì. Non capisco questo messaggio, non siete mai contenti? Noi siamo contentissimi, altro che non siamo contenti. No, forse sta forse la mandava pensando di mandarla a chi... Ma noi siamo felicissimi, ora qui si apre anche il Pandoro. Calcio di punizione, occhio, ci sono Alonso, porca, ci prova lui. Anche lui. Ma io credo che in assoluto questa squadra qui, in questo campionato, in questo momento, questo gruppo abbia dimostrato come ha affrontato l'Inter San Siro la maturità, perché... affrontare la prima in classifica con, diciamo, in casa loro, senza nessun timore, senza nessuna reverenza, andando lì e praticando un gioco bellissimo per 90 minuti, credo che la maturazione l'abbia dimostrata. Poi è chiaro che nel calcio bisogna sempre dimostrare di domenica in domenica, e in questo caso l'allenatore in primis, secondo me, è quello che sa tenere sempre i giocatori, ma l'ha già dimostrato in questo periodo, perché già 24 hanno messo la maglia di titolare, quindi voglio dire, questo è un aspetto importante, fondamentale, poi prosegue tutto il campionato. Quindi nella misura in cui andiamo a affrontare campionato, Europa League e Coppa Italia, che sarà una competizione allo stesso momento importante, questa squadra dal mio punto di vista ha dimostrato grande maturità già dall'aspetto della partita di Milano contro l'Inter. Beh, ci sono due aspetti in particolare che mi danno grande fiducia, ve li dico tra un attimo. Prima voglio sapere cosa fa Roberto. Volevo far vedere appunto Roberto come stava bello tranquillo. Aspetta, sì, però la deve registrare questa, deve mandare Alessandro poi, questa sera. Fai vedere, sì, infatti, fai vedere la magliettina di Roberto. È meravigliosa. Stasera. Viola si nasce. Aspetta. Ma è tutto bianco lui. Non è facile riprendere, forse ci siamo. Eccolo qua, anche lo stemma, eccolo qua. Se la dorme Roberto, è così tranquillo sì, lui. Il giglio rosso. Sulle gambe di Elga, amore. Eccolo là. Sta il quadrupede più invidiato della TV in questo momento. Eccolo qua. Amore, dove va la tua padrona? Ma sta buono però, Sì. Vabbè. Sì, perché gli manca Alessandro. Alessandro Paci, che è in viaggio verso San Miniato. Ma la scarpa di stasera sì, la ci vogliamo voleva inquadrare. Qua ormai ci stiamo perdendo nei dettagli. Occhio, perché qui rischiamo grosso. Mi sembra veramente che rischiamo grosso, stiamo sulla scarpa. E non è facile, bene. Non è facile. Ma infatti, guarda, io non azzarderei oltre, perché rischiamo di... No, sono brava. Basic instinct. Impeccabile. Solo che, insomma, sono accorta. L'asta è difficile da controllare, chiaramente. Me ne vado, mi fate passare per quello che non sono. Io sono madre di un maschio, anche te, no? Sì. Di un maschio, te di un maschio e di una femmina. A proposito, ma i maschi, ma cosa sono capace di dire?
basta. Cosa sono capace di pensare? Basta, basta. Invece le femmine? No. Basta qua, torniamo al calcio. Noi si è fatto vedere una scarpa, perché a noi ci piacciono le scarpe. Cioè, poi ci può piacere solo il pallone. Viola, no, piacerà, assolutamente, assolutamente. Ci piacerà anche questo orpello tipicamente femminile. Eccolo là. Meraviglioso. Eccolo, eccolo, eccolo. Intanto l'Atalanta, attenzione, perché crea presupposto di un'azione pericolosa. Story, giro, fa giro. Buona guardia, mette il pallone in calcio d'angolo. Sto dicendo questo, infatti, ma invece oggi nelle soluzioni alternative che ci sono state, ogni giocatore ha dato un contributo importante al centrocampo. Poi nel ruolo appunto di interditori e nella fase anche di costruzione. Quindi direi che questo è un aspetto, secondo me, fondamentale per il cambio. Altra giocata sopra fine di Borca, conclusione. Il cambio di mentalità. Ti ricordi quando c'era Dunga, un giocatore, ragazzi, insostituibile a centrocampo nella Fiorentina. E quando... quando arrivò, che tra l'altro dicevano, ma è lento, figurati. Intanto esce Bernardeschi in travessino. Sì, fuori Bernardeschi. Giudizio sulla prova di Bernardeschi questa sera, Ciccio? Per me è una scoperta vincente, una scoperta straordinaria, perché nessun allenatore italiano avrebbe mai fatto giocare Bernardeschi in questa posizione come lo sta facendo giocare Paolo Sosa. E sta giocando anche bene, fuori, perché eh? Non solo fa la fase offensiva bene, rientra, si sacrifica e fa bene anche la fase di non possesso. Quindi secondo me gli ha trovato un'alternativa al ruolo da attaccante che è, per me è un'invenzione straordinaria. Così come bello il parallelo tra Roberto e Falcor, io credo che potremmo quasi ribattezzarlo. Il nostro ecco, in una situazione, eccolo lì. In una realtà come questa, Montella molto probabilmente non l'avrebbe mai fatto giocare Bernardeschi in quella posizione. Lo faceva giocare da esterno, la seconda differenza. Però vedi, questo è un aspetto molto bello. Never ending story? Qua andiamo. Speriamo. Anni 80? Era già anni 80. Assolutamente, sì, sì. Infatti. C'era anche un pezzo. Attenzione, perché spolveriamo la giacca del DJ. Polverosina. Polverosina. Cosa Laura? Ma c'è anche questo aspetto di conquistare la palla sul 2-0, diciamo, che quindi... Che è innato in questa squadra, non smette mai di lottare. Questo è un aspetto, secondo me, anche che determina poi i risultati. È la voglia proprio di caratterizzante dell'identità di dell'identità, questa squadra. Sì. È quello dell'aggressione subito sull'avversario, il pressing alto. Io direi che... Come è successo a Milano con l'Inter, penso che sia una cosa storica. O no, Ciccio, sì. Hai visto la partita a Milano? Sì, sì, come no. Un'aggressione così alta, credo, difficilmente in Italia si vede un allenatore che insomma vada a fare un tipo di gioco. È stato la vittoria di San Siro, è stato un capolavoro per la Fiorentina. È stata una vittoria seria, perfetta, vera. Dire. Stasera era una prova di maturità, anche se, ripeto, promossa a pieni voti, e con quel pizzico di fortuna che ho detto prima, che non guasta mai, ma... Questo vuol dire che nel proseguo della stagione ci permetterà di essere protagonisti. 2-0 della Fiorentina sull'Atalanta, siamo a metà del secondo tempo. 2-0 del Napoli in casa del Milan a San Siro, con Insigne che trova il terzo con uno straordinario calcio di punizione. Scusi Lenzoni, cosa volete? 3-0 Milan-Napoli, 3-0 del Napoli sul Milan. E io qua, insomma, un minutino a questo risultato, visto che io vorrei vedere la faccia di Adriano gestisce agevolmente, glielo vorrei dedicare, perché prima Celeste ha detto sulle notizie stasera cambia allenatore, ribadisci? Io penso che sia in grande difficoltà, ma ce l'hanno, quante ce l'hanno già? Quante ne deve pagare? Quante ne deve pagare? Sai, richiamano Inzaghi. Sì. È a libro paga. No, Inzaghi è stato liberato. Qui ha paperato un po' Diego Lopez. Però insomma siamo al terzo. Sì, sì. Già eravamo su 2-0. Io sono contento per Sarri. Non c'è partita. Sinceramente, Sarri sta cominciando a dare. Anche perché le prime giornate di campionato, diciamo, le reti nazionali, anche i quotidiani sportivi nazionali l'avevano massacrato. Vero. C'è da dire che a Milano ci vanno tutti volentieri a giocare ultimamente. Sì, davvero. Ma sai, se alleni il Napoli e pareggi con il Carpi e perdi con l'Empoli, è normale che un po' di massacro. Con Sassuolo ha perso, no? La prima giornata del Napoli. Sì, poi il pareggio subito con la Sampdoria in recupero, quindi sì, diciamo che qualche passetto falso l'ha fatto, però adesso mi sembra che la squadra abbia trovato... La quadratura, mentre il Milan
Ciccio ne ha perse la metà di quelle che ha giocato in pratica. Sì, sì, non c'è dubbio, il Milan, i conti non tornano. Io ho visto Galliani prima della partita, sorridente, scherzoso, divertente, senza rendersi conto che invece anche lui non era in partita. No. Perché quella faccia lì la dice un pochino lunga, no? Di solito abbiamo sempre visto Galliani che in alcuni momenti è sempre molto teso, molto, molto attento, molto misurato. Stasera mi sembrava fin troppo euforico, questo significa che c'è qualcosa che non quadra nel Milan, perché quando giochi contro il Napoli, contro questo Napoli, non puoi andare ai microfoni a sorridere come faceva lui. Senti, se ti piace questo paragone, i musicisti del Titanic che continuavano a suonare mentre stavano andando a fondo. Sì, sì, direi. Ma c'è da sì. dire che è stata tutta la settimana a Milanello, meno da quello che dicevano le cronache, quindi doveva essere la partita del riscatto. Insomma, veramente uno 0-3 in casa. Una gentile richiesta. È proprio la decab. Vogliono vedere anche le scarpe di Carlotta. Montella, se sapeva allenare, eravamo in Coppa Campioni. Cagliari e Verona, dice Benito, ricordate sì. Cagliari e Verona. Oddio. Ma insomma, Montella sapeva allenare. Sapeva allenare, però quelle due partite... Fiorentina ha giocato 3 anni di però di senza dubbio Cagliari. Quelle due partite qualcosa sì. ci ha messo. E vabbè, qua facciamo tutto. Un altro regalo agli amanti del genere. Del fetish. Eccolo qua. Molto fetish, gentile richiesta, Beh, guarda, anche quelle di Ciccio non sono male, le mie sono nuove, se vuoi, però non credo che facciano lo stesso effetto. Pensavo proprio di venire da lui, guarda. Proviamo, qui siamo andati. Quello che si sta parlando di Milan. Continuiamo ad alti livelli. È un messaggio subliminale che noi mandiamo per le tozze e per le oca, ecco. Qui rimaniamo comunque sempre ad alti livelli, perché vedo che le scarpe delle nostre amatissime... Girls. Sono fantastiche. Io direi io proseguo. Chiedo alla non regia. Andare da Celeste perché no. sennò ci abbassa veramente la media. Ecco. Chiedo alla regia di preparare un sottotitolo in grafica sì. 38 Sport, tacchi e tacchetti. Bella. Avanti la domenica. Andiamo su ora ti ringrazio, insomma, io tacchi a spillo non faccio esattamente tacchi. Lo stesso effetto, insomma, ho delle calze importanti, però Tacco è rimasto attaccato stasera. No, no, stasera guarda, sono nuove. Come sei avanti, Renzoni, con quel calzino, guarda, eccezionale. Allora, e la dignità la recuperiamo domattina, sono tecnico holler quelli lì. Gli anni 70. Non dico no, ma che anni 70? Te non sai nulla di moda, Luigi, vai. Bene, allora, siamo pronti per i consigli di Ciccio. Vorrei dire anche un aspetto importantissimo. Fiorentina. Sì. Il ruolo del portiere che è chiamato poco in causa e ogni qualvolta è difficilissimo fare il portiere e fare una parata per partita. Vero. Ogni qualvolta è stata attesa. Ha fatto tra l'altro un determinante paratone. In casa col Bologna, ve lo ricordate in casa col Bologna la paratona? Esatto. Quindi stasera uguale, quindi anche questo aspetto qui di un portiere che praticamente è sempre inoperoso, però arrivando, fa delle parate importantissime, determinanti per il risultato. Arrivando per andare dove? No, se no ci si accavalla. No, stiamo aspettando che Celeste finisca la sua disamina. Sì. La sua disamina e dopo entriamo. Necessità virtù. Sì, appunto. Eccoci. Allora, i consigli di Ciccio. Abbiamo visto Balotelli in tribuna, disperato come al solito, non era dell'umore stasera. Beh, è infortunato, gli dispiaceva non essere della partita, chiaramente. Certo, hai sentito che cosa è successo la settimana scorsa? No, non l'ho seguito, sinceramente. Allora, Roberto Baggio ha voluto parlare con Balotelli, ci ha fregato sul tempo. No, non ci ha fregato, l'unica cosa che mi dispiace è che l'abbiano fatto sapere al mondo. Ecco. Quando si fa una cosa, la si fa in silenzio, sì. Che è la cosa più logica. È come quando uno fa beneficenza e poi racconta al mondo che ha fatto Roberto, beneficenza. Non si fa, Roberto. No, l'incontro ci doveva essere. Per telefono. No, ci doveva essere, si sono trovati, ma doveva rimanere fine a se stesso, ecco. Tra di loro. Visto che Roberto aveva chiesto un colloquio privato a... Non a Papa Francesco, ma a Balotelli. Ecco, però, si sono trovati in privato e in privato la cosa doveva rimanere. Il fatto che l'abbiano resa pubblica non mi rimane una cosa simpatica né per Roberto Baggio né tantomeno per Balotelli. Anche perché dovevamo andarci prima noi. No, anche perché non vorrei pensare che alla fine che Roberto Baggio... si travesta da Santone e faccia capire poi a Balotelli quello che Balotelli fa fatica a capire. Ecco, se lui pensa di essere
di avere quel qualcosa in più e di fare quello che altri 100 non sono riusciti, ci può provare. Ma però tienila nel privato, sì, Roberto, sta cosa, perché sennò dai l'impressione che anche tu, capito, voglia, certo, fare il santone. E la prossima volta però ci proponiamo, io e te andiamo da Balotelli in segreto. No, ma non ci possiamo andare da Balotelli. Ci vuole andare, sì, ci vuole andare. Magari ci fa fare... Perdiamo tempo, no, perdiamo tempo. No, no, io sono... se vogliamo andare a prendersi un aperitivo un giorno, sì, io, te, Spadino, mia moglie, tutti quanti loro, e è meglio, facciamo... Eh? Passiamo un'oretta divertendoci e raccontandoci un po' di cose. Ma un bel giro sulla Ferrari di Balotelli, no, magari guido io, perché sennò ci fa vedere verdi. No, poi fai la fine di Vandanara, l'hai visto con la Lamborghini del suo marito, che polemiche sono venute fuori, che ha parcheggiato in un punto che non poteva parcheggiare, ha fatto un casino quello. Io come fai, Cardi, a dargli le chiavi di quella macchina, non lo so. Vabbè, è un regalo per lei. Anche mentre Cardi, invece comunque... un consiglio lo voglio dare, visto che ogni tanto ci dilettiamo. No, lo voglio dare, l'ho detto prima, lo ripeto. A questa Fiorentina, manteniamo i piedi per terra. Tanto entusiasmo, divertiamoci, sogniamo, perché... Nella vita, una vita senza sogni è come vivere in un mondo in bianco e nero, no? Per cui figurati, poi il bianco e nero, figurati come lo vediamo noi. Però manteniamo i piedi per terra, questo lo dico a Sosa, alla società e ai calciatori. Non vi fate prendere troppo dall'entusiasmo che c'è intorno a voi, perché il troppo entusiasmo diventa pericoloso. Ascolta me, sì, hai ragionissimo. Allora, no, ti volevo chiedere, allora, ho incontrato l'altra mattina, quando ho rubato la Gazzetta dello Sport al bar, ho incontrato un procuratore, un tuo amico Fulvio Valcareggi. Grande persona Fulvio. Infatti ero sopra il pensiero, sono andata via, mi sono portata via a giornata. Che non è da te, tra l'altro. No. No. Mi ha detto un segreto, che sei uno showman. No, sì, è vero? Sì, sì, allora qui ho una sorpresa per te. Aspetta, vediamo se riusciamo. Aspetta, piano, fammi vedere, fammi vedere. E che vuoi fare? Tanto la Fiorentina nel frattempo ha rischiato più volte di segnare il terzo e noi siamo sempre qua a raccontarvi teoricamente una partita di calcio. C'è stato anche un cambio, è entrato Verdù, tanto Cristiana mi scorre dietro, è entrato Verdù al posto di Ilicic, bello il saluto del Franchi, tutti in piedi ad applaudire Ilicic. Kalinic ha sfiorato il 3-0, Vessino ci ha provato un paio di volte. Si sta dannando l'anima Kalinic per buttare dentro sta palla, non gli riesce. Non gli riesce di segnare. Intanto vediamo se a Cristiana riesce di accendere il microfono. Sì, ci riesco. Sei riuscita? Ecco. Ma che vuoi fare? Ah, no, io non voglio cantare, volevo far cantare Ciccio. Volevo fare vuoi 4-0 in italiano, certo, o in inglese? No, perché Napoli. Io vorrei quattro gol del Napoli intanto, 4-0 del Napoli, Gulam. Ho idea che domani ci sia un nuovo allenatore a Milano. Barca totale. Alice? Io vorrei che tu dedicassi Sweet Case, il tuo cavallo di battaglia, Mala Femmina. Abbiamo un cavallo di battaglia. No. Sì, Mala Femmina. Usi la mano. A Mario Balotelli, visto che è disperato perché non trova l'amore. Ce la facciamo? Ma ce la possiamo anche fare, ma è una canzone che io non è che so molto, per cui... No. Potrei cantare il piccolo ritornello. Tra l'altro, canzone napoletana. Poi la canzone napoletana. Le canzoni napoletane, certo, si fa fatica, noi sono molto belle, ma quale noi la facciamo. Preferisci cantare? No, possiamo anche cantare questa, come no? Accendiamo questa. Vai, così. E poi ne accendiamo un'altra. Ci sarà una base? Non lo so. Accidenti, ragazzi, ma qua. Magia. Ma qua non si scherza. Marto? Aspetta. Ah, non so, quando è l'attacco? Femmina, tu sei una mala femmina. Accendini. Na 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 na. Ma adesso ti dico un'altra cosa. Usciamo un attimino da una situazione calcistica. Tanto la Fiorentina 3-0, stiamo dominando, mancano 11 minuti. Ma sai che io tanti anni fa, quando giocavo a Roma,
attenzione. Togliamo la musica, togliamo la musica. Allora, quando giocavo a Roma, tantissimi anni fa, feci un disco tramite un mio carissimo amico, poi Gianni Minà, con l'apporto di Tochigno, te lo ricordi Tochigno? Certo, come no. Il cantante presente. Sì. Ecco, mi diede poi il lato B, perché una volta c'era il disco, c'era il lato A e il lato B. Nel lato A c'era una canzone... Ho venduto 6.000 copie, 6 milioni di copie, oh! Ma veramente? Ma non sto mica scherzando. Ciccio! Allora, scherzando. Allora è vero, ci impegniamo nelle prossime domeniche. E tutto per beneficenza, questa canzone è entrata, che t'ha fatto sta Roma, che il ritornello faceva così, se mi dici di sì, già m'hai fatto capire che t'ha fatto sta Roma. Forse è l'aria di qui che te fa un po' stordì, che te fa tanto innamorare. Ora Ciccio la gioca. Bravo, bravo, bravo. Aspetta, Ciccio, aspetta. Ora devi cambiare. Poi c'è l'ultima, Celeste. Ciccio, devi fare che ti ha fatto sta viola. No, per la viola ne facciamo un'altra. Che poi che questa canzone... Di fatto era un tributo alla città di Roma, perché poi ci sono di mezzo i monumenti. Ma l'aspetto più bello è che quando ancora eravamo calciatori abbiamo fatto tutti assieme un disco per costruire con i proventi della vendita un ospedale in Nicaragua per i bambini bisognosi. Questo è bello. Attenzione, perché qua sono andato a ricercare, secondo me. Bastasse di cannabella. No, questa non c'entra niente, non c'entra niente. Che? Questa è per il Napoli. Questa è per il Napoli, va bene. Siamo anche per il Bay, per le quattro pere. Allora, bisogna mettere a Firenze e Santa Maria Novella, scusa, la par condicio. La canzone di Firenze. Io voglio una canzone di Firenze. La par condicio. Ora mettiamo anche questa. Trovane una della Firenze per cortesia. Un bacione a Firenze. No, aspetta però, aspetta. Perché fammi raccontare questa cosa. Insieme abbiamo fatto questo bellissimo disco. Ci hanno dato addirittura il disco di platino a tutti noi che ci abbiamo partecipato. E gli unici due a cantare da solisti fummo io e Ruth Gullit. Hai detto niente. E tutti dicevano che eravamo molto bravi. Allora ti faccio una piccola chiosa di questo disco, che era molto bello, cantato in inglese, che faceva... For everyone is love, love is my world. Love is in your eyes, my friend. Basta, si abbaia anche il cane, vuol dire che non ci siamo. Attacchiamo una canzone su Firenze, giovani, andiamo. Firenze, Santa Maria Novella. E ce l'abbiamo quasi. In cielo risplendono tremule. Un bacione a Firenze. Ragazzi. Grande Spadano. Odoardo Spadano. Ormai siamo. L'ombra nasconde. Facciamo l'angolo. Io mettiamo la canzone un po' più allegra, visto che abbiamo vinto 3-0. Ragazzi, dai. Questa è l'aro d'argento, questa. Guarda qua, vai, mamma e Edo. Sì, no, mettiamo. Allora, qui ci si spara, però. Qualcosa di più. Luca, proviamo a tirare le fila. Un bellino della Fiorentina, 8 minuti, 7, 8, più recupero, minuto alla fine della partita. A Firenze, ci teniamo il sottofondo. Ma era un po' meglio Firenze Santa Maria Novella. Molto romantica. Adesso ci accompagna verso il finale di partita con la Fiorentina che è sul 2-0 sull'Atalanta, il Napoli che stravince a Milano 4-0, mentre le note continuano ad accompagnarci. Ecco qua, sono finite adesso. Io comunque... Comunque il viola, la serpe, ce l'ha sempre sotto la camicia. Forza, fai vedere. Grazie. Tanto potete ammirare anche Muschi e Licheni, perché c'è la maglietta, la maglietta della salute, la camicia. Ci impegniamo per le prossime domeniche. Poi se gli dico in trasmissione che è un po' babbione, mica si deve offendere. No. Il problema è che tu torni a casa, però. No, ci impegniamo per le prossime puntate a leggio con testo di una canzone, magari così da poter dedicare un 5 minuti di fatti bene. Carlotta, salvaci tu, riportaci al calcio. Ci sono dei messaggi.
Francesco da Fiesole, io finora, meglio della Fiorentina, non ho visto nessuno. Ragazzi, bisogna crederci. In effetti abbiamo visto poco meglio di questa Fiorentina fino ad ora. E poi non a caso siamo Mario da Bucine, a me mi fanno paura solo i Gobbi e il Napoli. Il resto, per il resto, siamo meglio noi. E poi su Twitter, supremazia in campo, lo scrive Gabriele, tocchi eleganti, verticalizzazioni, tiri in porta, pochi gol subiti, avanti così, forza Viola. Io chiuserei con un salutate la capolista. Aspetta, il 92esimo. Aspetta, vabbè, adesso siamo in fila. Quattro gol in 5 minuti, no. Comunque Paolo Sosa è un bell'uomo, ormai praticamente. Abbiamo abito, Non avremmo assolutamente divagato nel modo in cui abbiamo... Non è geloso. Se non avessimo pensato, visto che la partita oramai è in ghiacciaia, la partita. La partita è al sicuro dal 2-0 di Borja Valero, in pratica, per cui dalla metà del primo tempo non... Comunque la Fiorentina ha cercato sistematicamente il terzo. Ha cercato il terzo, mentre Napoli cerca il quinto e tra poco lo trovava con Gabbiadini. Qua, ancora una volta, ben ritrovati. Ben ritrovati, si festeggia? Sì, no, ancora non è il momento, mancano 2 minuti sul recupero, però c'è veramente la volontà di cantare quel coro che a Firenze non si sente ormai da anni, però sia assolutamente la capolista, perché la Fiorentina con questo successo si porta a più sull'Inter, perché ha pareggiato quest'oggi a Marassi contro la Sampdoria, sale a 18 la Fiorentina, l'Inter a 16, si prepara la curva Fiesole, scalda la voce in questo momento, ha messo in scena una bellissima sciarpata con tutti i vessilli Viola che stanno sventolando, insomma è una serata di grandissima festa. Paolo Sosa ha esaurito poco fra i cambi con l'ingresso di Mati Fernandez, che adesso trova un tiro dalla distanza che finisce alto sopra la traversa. Nessuno ha ancora abbandonato la sua postazione qui allo Stadio Franchi, per cui insomma c'è veramente la volontà di godere fino alla fine di questo match che regala alla Fiorentina un primo posto in solitaria. Curva bellissima, sì, della Fiorentina adesso con la sciarpata dei tifosi, ovviamente, che non aspettano altro che il fischio finale per festeggiare. Aveva detto Reia, no? Sarebbe stata una gara tutta in salita. E in effetti, insomma, è stato un po' cattivo oggi. Profeta per se stesso, perché ci ha indovinato in maniera inappuntabile fin dall'inizio, si è messa subito malissimo per l'Atalanta, molto bene per la Fiorentina che adesso sta cercando di chiudere in bellezza, di trovare la terza rete, sarebbe peraltro l'11esima in 3 partite, con c'è un fraseggio, un solo gol subito, quindi... Un fraseggio imbarazzante, Fraseggio ha subito solo 4 gol, se non sbaglio. Eccolo, terzo gol. Lo segna, chi ha segnato? Verdù. Andrea Giannattasi. Grande Andrea. Verdù al volo, ha piazzato proprio bene. Ma Andrea è porta fortuna, ragazzi. Si conferma, Giannattasi, talismano per la Fiorentina. Ti salutiamo e ti ringraziamo, Andrea. Buona serata e buon lavoro per quel che ti resta da fare. Grazie a voi. Allo stadio, ha fatto un gran gol. Applaude Pepito Rossi, gran gol di Verdù. Al volo, guarda che azione di prima. Grandissimo tocco d'esterno di Kalinic. E di prima lì, dove non la prende nessuno. E di Kalinic. Oh, ragazzi, Kalinic. Tutti e due. È davvero bellissimo anche la conclusione al volo di Verdù. Anche Paolo Sosa esulta. E certo, vedi adesso. 3-0, risultato tondo, serata, altra serata da incorniciare. Lei. Per la Fiorentina. Francesco, ora ci vuole la canzoncina. Metti, e ora, quella giusta. Cari Francesca, Carlotta, Cristiana, Andrea, ve lo dico da adesso, avete fatto cantare Ciccio, e va bene, l'abbiamo fatta, abbiamo messo tutta la musica. Io vi preannuncio che vi tocca ballare. Chiusura di trasmissione. Ma non c'è problema, vai con le Spice Girls. Per festeggiare. Si fa vedere, non ci manca la qualità. Si fa quelle dopo che Jerry Halliwell aveva salutato tutte. Vi tocca ballare. Io vi avverto, vi toccherà ballare. No, io penso c'è nessun problema. Robertino, balla. Canzone già pronta. Siamo Macarena. La canzone è già pronta, chi vuole assistere al balletto resta con noi più tardi in chiusura. Ma il sottofondo com'è? Il sottofondo sarà la canzone, l'inno della Fiorentina rock, cantato da Yannick Noah. Quindi vi voglio discutere che scherzando. È tutto pronto, ecco. Ma quale scherzo? È tutto pronto. Cristiana, ma poi te non ti puoi meravigliare, c'è pure il tutù. Sì, è tutto pronto. State con noi e dopo vedete tutto. Intanto
è finita a San Siro 4-0 del Napoli sul Milan. Vorrei vedere la faccia un attimo di Mihajlovic, ecco, a seguire quella di Gagliani. Mihajlovic che va a salutare per tutti, ma insomma, non è il ritratto della felicità, chiaramente. Aspettiamo solo il fischio finale a Firenze. Qua Massa non è neanche benevolo con l'Atalanta perché ha dato 3 minuti di recupero. Siamo negli ultimi 60 secondi della partita con risultato, abbiamo detto, insomma, al sicuro dalla metà del primo tempo, dal 2-0 di Borja Valero, e adesso assolutamente rotondo dopo il terzo gol di Verducci. Oh! È un tentativo da lontanissimo di, non ho visto chi, che ci ha provato praticamente da centrocampo a sorprendere Sportiello. Sarebbe stato anche crudele, come quarta rete sarebbe stato un filo crudele questo. Però ci sta, sulle ali dell'entusiasmo, i tifosi che festeggiano già al Franchi. Fiorentina che da questa sera e almeno per 15 giorni non ci piove, è da sola in testa alla classifica, quindi... Che si deve fare? Che si deve fare? La prendiamo così, una bella sosta per goderci il primato. È finita la partita, Fiorentina in testa, è venuto da alzarmi in piedi, ma giusto per lanciare un applauso a questa squadra. Pubblicità, poi torniamo con le ultime considerazioni e il balletto. A tra pochissimo. Ancora qualche minuto insieme prima di darci la buonanotte con la Fiorentina capolista solitaria. Allora, prima delle considerazioni sulla partita, godiamoci questa classifica benedetta, soprattutto questa sera. Fatecela vedere, perché questa per un paio di settimane non si muove, non si cambia. Eccola qua. Vai. Apre la classifica la Fiorentina con 18 punti. Oh, questa è la frase che aspettavamo da giorni, da mesi, da anni. Ecco, e poi tutte le altre, va bene. Ma eccole qua, di nuovo. C'è l'Inter a 2 punti di distanza. Segue l'Inter con 16 punti, Lazio con 15, Roma 14, Torino 13, Napoli, Chievo, Sassuolo con 12, Sampdoria, Atalanta con 11. Questo, Milan... questo sta diventando una sorta di esame dell'oculista. Sì, prova a tapparti un occhio. Milan 9, Juventus 8, Palermo, Udinese, Genoa, Empoli 7 punti, Carpi 5, Verona e Frosinone 4 punti. Chiude la classifica il Bologna con soltanto 3 punti. 3 punti, bene, esame superato, patente rinnovata, ma soprattutto 10 decimi. Fiorentina capolista da sola, e diciamo per un paio di settimane adesso si ferma tutto, quindi non si tocca niente, si ferma tutto perché c'è l'Italia, a cui dedichiamo 15 secondi per vedere i convocati di Antonio Conte. C'è un solo giocatore della Fiorentina che è per l'appunto Astori, che torna in nazionale, non c'è Pasquale che non è convocato perché è infortunato. Eccoli qua i convocati di Antonio Conte: Buffon, Padelli, Sirigu, poi Astori, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, De Sciglio, Ranocchia, che viene convocato in nazionale pur non giocando mai nell'Inter, e Santon, Bertolacci, Florenzi, Montolivo, Parolo, Pirlo, Soriano, Verratti, Berardi, su cui non so se abbiamo le ultime notizie a proposito dell'infortunio, probabilmente lo vorranno visitare anche i medici della nazionale, poi Candreva, Eder, El Shaarawy, Giovinco, Insigne, Pellè e Quagliarella, oltre a Zaza, per completare una grossa batteria di attaccanti. Due impegni con... Possiamo stazionare la scarpa? Come, scusami? Sì, tra un attimo. Due impegni andiamo con l'Azerbaigian a Baku e poi... in Italia all'Olimpico contro la Norvegia, partita abbastanza complicata nel cammino dell'Italia di qualificazione al prossimo europeo. Il sassolino di La Serpe qual è? Che sicuramente la Fiorentina ha un problema nella comunicazione. Sì.
ma il problema più grande forse ce l'hanno i tifosi e parte della stampa che giudicano prima di aver visto. Adesso possiamo fare il polemico, ma godiamoci questo momento, siamo primi in classifica, siamo tutti primi. Anche quelli che hanno meno fiducia in questa squadra, però sono primi anche loro perché la Fiorentina è prima. Adesso mettiamola così, che ci sarebbe molto, molto bene domattina, o anche martedì o mercoledì se volete prendervi un po' più tempo, non abbiamo fretta, un bel allenamento a porta aperta, magari anche la settimana prossima sicuramente, ma quello ne siamo abbastanza sicuri. No, ma un bello striscione o anche due, magari firmato da chi aveva criticato o anche ha fatto il funerale, la resurrezione. No, ma io penso che quelli rendere omaggio, non vogliamo dare meriti alla società perché c'è polemica, almeno alla squadra, ai giocatori, a Sosa, insomma, festeggiare il risultato sportivo che è importante. Io credo che in questo momento di euforia generale chi ha dato giudizi negativi, chi ha espresso opinioni sbagliate in un certo periodo dell'inizio di questa stagione possa riflettere e possa capire e migliorare che in un prossimo futuro, qualora ci fosse bisogno, in difficoltà la squadra, bisogna dargli una mano. Questo è fondamentale. Eh sì, è quello. Qualche curiosità ci aveva. Sì, esatto. Per noi, stabiliti due record assoluti nella storia gigliata. Maggior numero di punti, di vittorie dopo 7 turni. La squadra di Sosa taglia nuovi traguardi mai raggiunti in 89 anni di storia gigliata. La Fiorentina, grazie al successo sull'Atalanta, ha stabilito il record assoluto della storia gigliata in fatto di punti conseguiti nelle prime 7 giornate, cioè 18 punti. Sosa, grazie al successo sui nerazzurri, è diventato anche il primo allenatore della storia gigliata a vincere 6 gare nelle prime 7 giornate del campionato di Serie A. Insomma, questi sono dati statistiche, dati di fatto. Non significheranno niente perché sono tappe intermedie, però intanto restano lì scritti e insomma, chi ci riesce i meriti ce li ha, perché tra l'altro Bernabé, aveva fatto i numeri prima, rimangono. Io ragazzi, prego, prego, mi scusi. Bernardeschi, ai margini della partita, sì, ai microfoni di Sky Sport, ha detto, dice Scudetto, se questa è la Fiorentina, non vedo perché no. Anche perché 55 più 60, 1955 più 60. Però attenzione a quello che mi ha detto prima, gestire l'euforia, gestire questi momenti è difficilissimo. La Fiorentina è partita con obiettivi diversi, poi se c'è la possibilità per concorrere, per vincere qualcosa di ancora più importante, ci siamo, meglio ancora, ma non cominciamo a dire se questa è la Fiorentina, ma siamo primi, siamo forti, allora si perde la tramontana. Questo lo dico per esperienza calcistica di mille anni. Questo è il momento più difficile perché devi saper gestire le situazioni, essere euforico, entusiasta, a livello psicologico ti dà una grande spinta, ma la prossima c'è già il Napoli, poi c'è la Roma in casa, stiamo calmi, vediamo alla fine del giorno d'andata come siamo, ma in questo momento gestire l'euforia e gestire il primato è un altro esame di maturità, oltre che la maturità sul campo ci deve essere la maturità fuori dal campo per questi calciatori, questa è una cosa fondamentale. 89 anni la Fiorentina non aveva mai fatto questi due dati, sì, di vittorie, sì, nelle prime giornate. In effetti è una partenza straordinaria, insomma, sei successi su 7 partite è un fantastico. Se vogliamo essere corretti, 6.5. Perché se consideriamo il primo tempo di Torino, stavamo vincendo 1-0, ma meritatamente poi. Quindi 7 partite, 6 vittorie e una sconfitta, mi sembra che sia un ruolo di marcia da grande squadra. Quindi assolutamente. Questa è la consapevolezza di essere bravi, ci deve essere, ma non montiamoci la testa, è pericoloso. Prima di salutarci, io intanto vorrei invitare sia Francesca che Elga, magari se vengono chiusi i loro microfoni, si possono smicrofonare e chiudiamo così in bellezza. No, vorrei chiedere una battuta a testa, abbastanza retorica della verità. La sosta a questo punto è un piccolo freno, interrompe quest'onda positiva o no, va anche bene? È un vantaggio, perché potremmo dire anche il contrario, visto che la prossima partita è a Napoli. Anche per il Napoli c'è la sosta, quindi interrompe un po' per tutte e due le squadre questo momento meraviglioso e di gioco
e di risultati. Adesso bisognerà vedere chi riuscirà ad entrare in partita, visto che si scontreranno al San Paolo, tra le due squadre, perché io ho l'impressione che questa sosta faccia bene sia alla Fiorentina che al Napoli. Poi vedremo quello che succede nella prossima partita, proprio perché si incontreranno queste due squadre, vediamo quello che viene fuori. Celeste, sosta che fa bene o che fa male la Fiorentina? No, sono d'accordo con Ciccio, in questo momento abbiamo fatto tante partite in poco tempo, quindi una sosta che poi, a parte che la Fiorentina ha tanti giocatori che andranno con le proprie nazionali, quindi sarà per pochi uno stop vero. Però la Fiorentina in questo momento mette nel cassetto queste 6 vittorie dopo 7 partite, e il calendario presenterà secondo me la partita di cartello appunto Napoli-Fiorentina, e vediamo anche lì di cosa sarà capace di fare la Fiorentina, comunque con tanta fiducia. Allora, noi siamo quasi in conclusione. Sì, se vi volete approfondire, ci potete anche tranquillamente coprire, tanto non è che insomma si. Cosa facciamo? Il quartetto scelta? Niente. Sì, il quartetto scelta! Fate il quartetto scelta! Ci spostiamo. Prego, perché... No, noi lasciamo il proscenio qua al signore. Che pagano bene, ma senza musica, che pagano la musica, arriva stasera, arriva la musica, attenzione, che pagano pegno perché la Fiorentina è in testa, sì. La classifica da sola, noi ci vediamo domenica, eccola la musica, a voi, prego, noi ci... Così? Prego, noi ci salutiamo così, io vi ringrazio tutti e buonanotte, ci vediamo domenica prossima, ciao.